Il 14 giugno 1976 nasce a Pescara Massimo Oddo. Cresce nelle giovanili del Renato Curi, ma il Verona a lanciarlo nella massima serie, dove si distingue non solo per le sue grandi doti di spinta come terzino, ma anche per la sua abilità nel calciare i rigori. Da lì il grande salto verso la nazionale, nell'estate del suo approdo alla Lazio. Il 21 agosto 2002, a 26 anni, Oddo fa il suo esordio in maglia azzurra, nell'amichevole Italia-Slovenia. Inizia così la sua grande avventura con l'Italia, che lo porta a disputare l'Europeo 2004 in Portogallo, sempre sotto la gestione Trapattoni, e il Mondiale 2006 in Germania, competizione quest'ultima che lo consacra a livello internazionale. Pur scendendo in campo una sola volta ai quarti di finale contro l'Ucraina, l'esterno abruzzese partecipa attivamente al trionfo azzurro, laureandosi campione del mondo. Nello stesso anno assapora anche la gioia del primo e unico gol in nazionale nel suo stadio, l'Olimpico di Roma, proprio contro l'Ucraina, squadra evidentemente legata profondamente al destino del calciatore. Il 6 febbraio 2008, contro il Portogallo, Massimo Oddo saluta i colori azzurri, disputando con Roberto Donadoni in panchina la 34esima e ultima presenza